Buongiorno a tutti, un saluto particolare all'amico Inciao che mi ha coinvolto in questa meravigliosa impresa. Parliamo dell'arte rupestre, parliamo delle incisioni rupestre di Monica, che sono infinite, che sono in continua scoperta e che sono importanti proprio perché nell'arte rupestre della Valle Camonica c'è una documentazione enorme relativa ad armi e armati, scene di combattimento, scene di iniziazione di giovani al combattimento, quindi alla vita, a partire dall'età del rame, fine quarto millennio a.C., per arrivare fino ad epoca storica, in particolare ad epoca romana. In Valle Camonica, la valle meravigliosa nelle Alpi, ci sono 300.000 incisioni rupestri. È una valle particolare, è una valle sacra, una valle nella quale montagne, cariche di sacralità hanno reso sacro il territorio. E qui i Camuni, nel corso dei millenni, hanno lasciato sulla roccia questi segni che sono parole, questo linguaggio disegnato, scritto, scolpito, che ci permette di ricostruire la loro storia, la loro vita, ma soprattutto il culto degli antenati, il culto degli eroi, il culto degli antenati mitici che hanno fatto la storia della valle e la storia di quel popolo. Next. La valle è una valle cunea nelle Alpi, coronata da splendide montagne, il Monte Concarena e il Pizzo Badile. Next. Next. E le incisioni sono sulle rocce, levigate dai ghiacciai. Le figure di armi, armati e scene di combattimento, dicevo, hanno una continuità di circa 4.000 anni e attraverso le forme, i disegni, gli stili, gli atteggiamenti, riusciamo a collocare queste rappresentazioni nei diversi momenti della preistoria recente. Next. Vediamo le rappresentazioni più antiche di armi, sono appunto dell'età del rame, pugnali a lama triangolare della cultura di Remedello, disegnati su composizioni monumentali legate fortemente al culto del sole. Next. Molto spesso compaiono su monumenti che esaltano il culto degli antenati e degli eroi, probabilmente i fondatori della civiltà camuna e non solo camuna, e chiaramente la rappresentazione dell'arma, del pugnale e in alcuni casi dell'ascia, dell'alabarda, dell'arco e delle frecce, sono elemento distintivo del rango del ruolo nella società di questi eroi ancestrali per i quali c'è stato un culto che si è protratto per migliaia di anni. Next. Molto spesso le armi incise sulle rocce, soprattutto nell'età del bronzo, dall'età del bronzo in poi, quindi nel terzo, fine terzo, inizio secondo millennio a.C., ad arrivare fino ad epoca quasi storica, sostitutive della rappresentazione dell'eroe stesso, ma sostitutiva soprattutto delle deposizioni votive. Dobbiamo ricordare che molto spesso per onorare gli antenati, gli eroi ancestrali, venivano deposte delle armi nei corsi d'acqua o in stipi votivi. In Valle Camonica sono state invece deposte, in realtà disegnate sulla roccia, migliaia di figure di armi, lance, coltelli, spade, asce, archi e frecce, proprio in sostituzione di questo. Perché?
Probabilmente la roccia era la dimora dello spirito degli antenati e quindi per rendere onore agli spiriti degli antenati, ecco che venivano disegnate le armi. Next. Le rocce sono splendide lavagne, splendide pagine sulle quali le figure spesso si sovrappongono. Va ricordato che disegnare sulla roccia, incidere, scolpire la roccia, era un modo per pregare, era un modo per comunicare con gli spiriti degli antenati, era un modo per riattualizzare la presenza degli antenati mitici e degli eroi ancestrali affinché tornassero ad aiutare le comunità in caso di bisogno. Next. Dicevo che nell'età del ferro, fino alla piena produzione, le rappresentazioni di armi e di armati sono le più comuni. In questo caso, ad esempio, vediamo di epoca celtica e romana rappresentazioni di guerrieri, ma forse addirittura rappresentazioni di guerrieri divinizzati, e in questo caso vediamo come a una fase celtica, latene, collocabile intorno al V, IV, III secolo avanti Cristo, si sia sovrapposta una modifica della rappresentazione in epoca romana. Il guerriero celtico che vediamo in basso impugna una lunga spada sottile. Il guerriero alla sua sinistra, originariamente era uguale a quello in basso, in epoca romana è stato trasformato, mettendogli in mano un grande scudo e trasformando il braccio teso verso l'alto a impugnare la spada sottile orizzontale in gladio. Questo è l'esempio tipico del culto degli eroi che si protrae nel tempo. Next. Sulle stesse rocce hanno disegnato centinaia e centinaia di figure di armati, ma soprattutto eroi. E si coglie come questi eroi abbiano avuto un ruolo importante nella società in vita, ma anche dopo essere trapassati. E lo scopriamo nel momento in cui le figure esaltano questi personaggi, esaltano le armi che portano in mano, soprattutto spade, e sono loro stessi esaltati in quanto spesso rappresentati su cavalli in corsa, cavalli di grandi dimensioni, come quello che vediamo in questa immagine. Next. Scene di combattimento. Sono comunissime. Noi riusciamo a collocare nel tempo queste scene di combattimento osservando le forme degli oggetti che portano le spade. In questo caso, ad esempio, in questa scena dinamica vediamo la spada impugnata da uno dei personaggi, che è una spada lunga, abbastanza sottile, con l'elsa antropomorfa, l'elsa ad alette, che è una spada tipica del ferro, tipica del periodo di influenza celtica. Next. Next. La prossima. La funzione di queste presentazioni era quella di commemorare, riattualizzare gli antenati mitici, gli eroi, i trapassati, i fondatori della comunità, personaggi che hanno avuto un ruolo importante. Nella scena rilevata in basso abbiamo la dimostrazione che rappresentare era un modo per pregare e per comunicare con gli dèi ed esaltare gli spiriti degli antenati. È una scena di epoca relativamente recente, in pratica è di età romana, un personaggio e un avversario. È molto probabile che rappresenti che questa fosse una preghiera fatta fare da un gladiatore che combattere nell'arena
quale ha incaricato un sacerdote artista di fare una preghiera agli dèi perché potesse vincere. Ha vinto e lasciato libero come premio per aver vinto in combattimento, ha chiesto al sacerdote di fare un'altra preghiera di ringraziamento, ma siamo in epoca romana e il sacerdote, che sapeva scrivere in latino, ha scritto la preghiera, mettendo addirittura il nome e il cognome del vincitore. Secundus Pirro, Pirrus, vincitore, ringrazia gli dèi. Ecco, questa è la dimostrazione disegnata e scritta che incidere non era disegnare, non era creare delle opere d'arte, non era raccontare qualche cosa, non era un passatempo di pastori o un gioco di bambini, ma era comunicare, era linguaggio, linguaggio rituale. Next. E qui vediamo una carrellata di immagini, splendide immagini di figure in atteggiamento di combattimento o di danza rituale. La lotta in realtà non necessariamente doveva essere cruenta, ma la lotta poteva essere anche una lotta rituale per far sì che i giovani venissero iniziati a diventare adulti, a diventare guerrieri, a diventare difensori della comunità, uomini a tutti gli effetti. Next. Che le scene di combattimento, che le incisioni di guerrieri armati fossero anche esaltazione del guerriero che ha avuto un ruolo nella società, l'abbiamo osservando questa immagine nella quale il grande guerriero trafigge il suo avversario. Ebbene, questa scena si ripete all'esasperazione su alcune rocce, su una in particolare, e sempre uguale, come se quella roccia fosse votata allo spirito di quell'antenato che attraverso la rappresentazione veniva rievocato, riattualizzato in momenti di bisogno per la comunità. Quindi un sacerdote, artista, era incaricato, quando c'era bisogno per la comunità, di recarsi su quella roccia votata, quel guerriero, quell'antenato mitico, e rappresentare quella scena per farlo rivivere. Next. La rivediamo. È bellissima. Voglio ricordare che queste scene incise sulla roccia, la roccia è una roccia di arenaria permiana molto dura, tuttavia sono state realizzate semplicemente con uno strumento in pietra, un ciotolo di fiume battuto direttamente sulla roccia. Quindi c'era anche un'abilità tecnica non indifferente da parte di questi sacerdoti, artisti, specialisti del rito. Next. Altro aspetto delle rappresentazioni di armi e di armati è quello della ostentazione delle armi. Molto spesso vengono rappresentate queste figure come se fossero in parata. Ostentano le loro armi, esaltano le armi che impugnano. La prossima, next. Molto spesso vengono rappresentate in gruppo queste figure, quasi potremmo dire in circolo, e ostentano le armi, facilmente collocabili anche queste cronologicamente, dal momento che vediamo chiaramente le forme e le forme delle else, quindi le sappiamo collocare. Queste rappresentazioni sono prevalentemente dell'età del ferro, primo millennio avanti Cristo, e ci diventa facile appunto datarle grazie alle armi.
Alcune di queste rappresentazioni sono state disegnate anche graffiando la roccia, come quella che vediamo in basso a sinistra, che è assolutamente identica a quella a lei vicina, accanto alla quale c'è anche il simbolo solare che deriva dalla svastica, simbolo della vita, simbolo del divenire, dell'eternità sostanzialmente. E la rappresentazione della spada e la rappresentazione dell'ascia accanto al guerriero graffito ci permettono di collocare questa scena in epoca romana repubblicana. Siamo nella fase finale dell'influenza celtica latina. Next. Scene di ostentazione delle armi ancora, con personaggi che guardano verso una figura centrale che impugna una lunga spada in posizione verticale e uno scudo circolare sopra la testa. Anche qui questa scena è estremamente dinamica e curata nei dettagli. Si vede graffito il gonnellino delle figure, si vedono le teste viste di profilo coperte con un grande copricapo piumato, graffito, e impugnano spade con Elsa ad alette. Next. In Valle Camonica ci sono 8 parchi di incisioni rupestri, più di 300.000 incisioni rupestri, molte delle quali appartengono all'età del ferro, primo millennio avanti Cristo, al periodo di influenza mediterranea, proto-villanoviana, villanoviana, etrusca e poi celtica. Scene di combattimento come quelle che vediamo in questa slide sono le stesse scene che troviamo molto spesso su situle paleovenete, su fregi etruschi. Quindi i Camuni hanno subito l'influenza delle culture mediterranee e questa influenza culturale è stata tradotta anche in immagini sulle rocce, in questo caso una scena di combattimento o di danza attorno ad un altare tra due personaggi, uno dei quali con grande elmo concimiero, e accanto una scena di combattimento tra due personaggi con copricapo piumato, forse una maschera zoomorfa, che in realtà stanno pugilando. Bellissimo il dinamismo di queste figure di chiara impronta classica. Next. Le scene si ripetono all'esasperazione. Gli stili sono diversi perché diversi sono gli operatori, i sacerdoti, gli artisti che incidono. Ma sempre, soprattutto nell'età del ferro, queste figure, queste scene sono caratterizzate da un forte dinamismo. Next. Una delle rappresentazioni più interessanti, tra l'altro esposta nella mostra, è la rappresentazione del labirinto. L'amico Ciao ha voluto questa rappresentazione perché permette di capire come il labirinto sia il percorso iniziatico, il percorso nel quale i giovani, forse quelli rappresentati accanto in atteggiamento di lotta, giovani debbano entrare nel labirinto, debbano percorrerlo, debbano subire delle prove, forse combattere all'interno dello stesso labirinto, arrivare al centro, morire ritualmente come ragazzi, come individui che non hanno avuto ancora alcun ruolo nella società, quindi rinascere uscendo dal labirinto come uomini, ma soprattutto, come si legge in questa immagine, come guerrieri, come uomini che hanno la possibilità di difendere il proprio territorio, le proprie famiglie, i propri beni, la propria cultura. Ovviamente anche questa è una scena che non può essere antichissima, il labirinto è di importazione dall'area mediterranea,
e importazione dall'area Egea in particolare, e ricordiamo in proposito il labirinto di Cnosso, nel quale Teseo riesce a sconfiggere il Minotauro, il concetto di sconfiggere il male, superare le prove, ma con l'aiuto di un essere angelico, di un essere superiore, Arianna, attraverso il filo che gli permette poi di, dopo aver compiuto la sua impresa, di uscire dal labirinto e diventare l'eroe che poi verrà venerato. Next. Le scene di iniziazione probabilmente sulle rocce sono molteplici. Disegnare sulla roccia un'iniziazione poteva essere un modo proprio per attivare la forza degli antenati mitici affinché questa entrasse negli iniziandi. In questa scena della roccia del parco, di una delle rocce del parco di Seradina Bedolina, vediamo due piccoli contendenti, due piccoli lottatori armati di piccolo scudo e spada, che sono associati a due figure di guerrieri armati di grandi lance e grandi scudi, come se fossero gli spiriti di quegli antenati o i padrini in questo momento di combattimento rituale che li farà diventare uomini adulti a tutti gli effetti. Next. E il culto degli eroi è espresso molto spesso sulle rocce della Valle Camonica anche in un altro modo. Eroi che vengono trasportati da uccelli. Bellissimo quello a sinistra, un eroe paludato con una panoplia completa, elmo, spada, scudo, corazza, mantello, gonnellino, che è trasportato da due uccelli. L'eroe trasportato dagli uccelli è l'eroe che viene portato nel mondo dell'aldilà, ma può essere anche l'eroe che viene riportato nel mondo terreno quando viene disegnato affinché il suo spirito torni a aiutare la gente del villaggio, della tribù e del territorio. E anche nell'immagine a destra troviamo un altro eroe rappresentato molto più schematicamente, pur essendo ancora dell'età del ferro, trasportato da un altro uccello. Gli uccelli che venivano rappresentati, che portavano questi eroi o che venivano disegnati sulla roccia, sono sempre uccelli migratori, anadi, anatre, oche, oppure cigni, cicogne, quegli uccelli che migrano e quindi che hanno la possibilità di andare nel mondo ultraterreno a recuperare questi spiriti o a portarli. Next. Anche in questo caso vediamo come due guerrieri abbiano tra loro la rappresentazione di un piccolo uccello. In questo caso, anche in questo caso, disegnare questa scena non è stato rappresentare una scena di combattimento qualsiasi, raccontare un combattimento, no. La presenza dell'uccello ci testimonia come questo sia stato il risultato, questa scena sia il risultato di un rito celebrato per evocare gli spiriti degli antenati, ma lo spirito non può essere che è portato nel mondo materiale dall'uccello migratore. Next. E gli eroi vengono esaltati anche con rappresentazioni come queste. Un guerriero armato di spada e di scudo che cavalca un cervo. Mai nessuno ha potuto cavalcare un cervo. In realtà rappresentare sul cervo il guerriero è stato esaltarne il coraggio, la forza, la prestanza, ma anche in questo caso ha una spada in mano. La spada era simbolo della forza, era simbolo del potere, la spada era l'oggetto che dava prestigio a questo individuo che veniva rappresentato sulla roccia
era rievocarne la forza e il coraggio. Next. E la spada molto spesso viene esaltata in mano al guerriero, come in questo caso, a cavallo. Credo che in Valle Camonica di queste scene ce ne siano migliaia e credo che siano non solo la storia del popolo camuno queste rappresentazioni, ma siano la storia della trasformazione della cultura, dell'evoluzione di questa cultura che rappresenta non solo la Valle Camonica, ma rappresenta, potremmo dire, le Alpi e l'Italia settentrionale nel corso di alcuni millenni. Tanto c'è ancora da fare, tanto c'è ancora da studiare per capire questa cultura, tanto c'è ancora da studiare per capire l'evoluzione della metallurgia in Italia settentrionale, quella metallurgia che ci ha condotti poi ad avere nelle valli alpine e in particolare in provincia di Brescia le grandi fucine che hanno prodotto armi a partire appunto dalla preistoria, ma che sono diventate addirittura industria produttiva di armi in età storica, dall'epoca romana ad arrivare fino ai giorni nostri. Grazie per questa opportunità e per avermi permesso di portare la Valle Camonica e la cultura camuna anche a Hong Kong, in questa grande mostra.